giornata benefica qui dalla città di Striano, nella, ecco qua, nella, nei giardini pubblici di Via Risorgimento, le stelle sotto casa. Tanti chef, tanti espositori, tante attività culinarie, dai dolci ai primi piatti, a tutto quello che è il mondo culinario. Tutto questo a favore della chiesa, appunto, qui della città di Striano, ma soprattutto e principalmente grazie alla Pro Loco, insieme all'aspetto istituzionale, vale a dire quello che è l'amministrazione comunale, dell'architetto Aristide Rendina e di tutto l'entourage. Una citazione particolare all'assessore Urrigo Gravetti, ma complimenti a tutte le figure istituzionali. Grazie a Franco Albarano. Entriamo in punta di piedi, ascoltiamo la voce viva di tutti gli stentisti e i protagonisti di questa notte all'insegna dello scopo benefico e di tanta solidarietà ed aggregazione. Allora, iniziamo questo nostro viaggio di opinioni qui da questa serata che si preannuncia sicuramente importante per lo scopo finale, scopo benefico, ma soprattutto per tanta aggregazione con tanti imprenditori, con realtà tra l'altro pure se rappresentati da persone giovanissime però importanti, e in questo momento mi trovo al centro di due pilastri e vado a spiegare il perché. Perché alla mia destra c'è il rappresentante, il titolare, dico bene, meglio precisare soprattutto di questi tempi, Montoro Erbe. Buonasera innanzitutto. Ciao, piacere, Dario Montoro. Dario Montoro alla mia destra, mentre alla mia sinistra, molto teso, ma è finito già, tutto a posto, è tranquillo. Alla mia sinistra, buonasera Giacomo. Buonasera, sono Giacomo Bruno, Bioelicicoltura. Ecco qua. E allora, partiamo come presentazione. Che cosa proponete? Perché Montoro Erbe, presente e lavorate nella città di Sarno, masseria, ecco qua, l'ho letto perché poi l'ho letto con attenzione, quando ho letto masseria Pigliocco, sai, ho avuto un momento di sussulto. Caro Dario, che cosa proponete e soprattutto dove vi trovate, da quanto e quando esiste la vostra realtà? Allora, diciamo che la nostra realtà esiste da più o meno 9 anni e siamo iscritti regolarmente al registro delle attività nella provincia di Salerno. E niente, noi facciamo praticamente, viviamo in sintonia il più possibile con la nostra campagna, raccogliendo tutto quello che ci dà già di per sé di spontaneo, per cui erbe selvatiche di tutti i tipi, e poi ci prolunghiamo anche con produzioni di ortaggi e verdure tipiche nostre. Stasera voi che cosa proponete qua? Noi, giusto per rendere al massimo l'idea, abbiamo portato un po' di erbe che fanno parte sia della macchia mediterranea e non. Abbiamo portato tante erbe che escono spontanee nei nostri campi. Basta solo non usare diserbanti come si fa di solito, e la terra te lo dà comunque. Solo come madre natura. Sì, come natura vuole. La terra, se la tratti in modo gentile, lei ti risponde a pieni voti. Questa è molto bella, se la terra la tratti in modo gentile, lei ti risponde non solo a pieni voti, ma ti dà quelle soddisfazioni giuste che di questi tempi stanno andando sempre più scemando. Bravo. È un po' un modo contorto di pensare l'agricoltura. Di certo non facciamo grandi numeri, è un piccolo lavoro. Una nicchia selezionata, esatto. Sì, anche perché ci vuole tempo per far sì che la gente capisce che si può vivere anche con questo. Soprattutto con questo. E allora, diciamo che Dario non è che è stato esauriente, è stato molto preciso, attento, bella la frase, la ripeto ancora una volta, se la terra la tratti in modo gentile lei ti risponde. A questo punto ci spostiamo alla mia sinistra perché lo vedo sempre più teso, però come vedi Dario ha concluso già il tutto, quindi Giacomo a te, c'è il tuo collega, dall'altro non ho capito se appartiene a Dario o a Giacomo, questo non l'ho capito, però no, ma poi lui sorride con quell'aria quasi di scherno, ma va bene così. E allora presentiamo la tua azienda innanzitutto. Sì. Allora, la mia azienda si chiama Bioelicicoltura, è situata a Nocera Inferiore, via Fiano. La mia azienda consiste nell'allevare lumache. Da quanti anni esiste la tua azienda? Circa un anno e mezzo, sì. Allevare lumache. Lumache gastronomiche. Questa idea è nata perché un giorno mio nonno mi parlò che lui quando era giovane mangiava lumache, tempi della guerra, e questa tradizione era scomparsa. E diciamo che di solito si dice tradizione di padre in figlio, questa volta da nonno a nipote. Da nonno a nipote, sì. È stato uno spunto per prendere questa idea e niente, così è nato questa idea.
E stiamo cercando di valorizzare questo articolo sul territorio nocerino, agro nocerino sennese. E è un po' difficile, però piano piano ci riusciamo. Fatto il tuo collega, perché voi siete sotto lo stesso stand, è andato molto a interagire, perché la natura in questo caso sono delle lumache. Franco Albarano le sta inquadrando, ma la gente risponde, la gente, ecco, all'inizio sembra quasi una cosa che è molto similare a quello che è poi il mondo ittico in sé per sé, però è molto specifico. Certamente, sì. Infatti qua abbiamo la pisana, la elk pisana, e lì abbiamo la vermiculata. Niente, è fatto con un semplice piatto, fatto con il forte. Ed è per tutti, dal più piccolo al più grande. Esatto. Poi abbiamo questa qua, la lumaca che viene usata anche in Francia, che questa qua si chiama Elica Spessa Muller. E questa è una qualità da nicchia allo stato puro. Allora, continuiamo il nostro giro esplorativo, ma soprattutto di presentazione per quelli che sono poi gli espositori a questa serata benefica. Macelleria Falciani, sicuramente un nome, una garanzia, in realtà. Qualcuno direbbe: perché dici così? Lo spiego velocemente, perché conoscendo l'interlocutore con il suo staff, qui parliamo di tradizione che parte non da lontano ma da sempre, e quindi è sinonimo di garanzia e di qualità. Buonasera innanzitutto. Buonasera. E allora, chiaramente, come vedete, lo staff è completo, composto da il fulcro, due sorelle, ma comunque racchiudono lo stesso ceppo. Questa è una cosa molto importante. Allora, a parte gli scherzi, perché è bello sorridere e pure divertirci, che cosa la macelleria Falciani propone questa sera qui, appunto, a questa iniziativa benefica, tra l'altro sotto le stelle, molto bella? Allora, abbiamo una degustazione di salsiccia tradizionale, stagionata. Poi sempre salsiccia stagionata con sapore di vaniglia, sempre una salsiccia con sapore di aglio, e poi la classica salsiccia con la cotica, che è il nostro cavallo di battaglia. Allora, il nostro cavallo di battaglia, la signora diceva salsiccione, quindi? La salsiccia però... La salsiccia è senza glutine e senza lattosio, quindi senza conservanti. La possono mangiare tutti, non porta allergeni, ottima. Il fatto che si dice la possono mangiare tutti, questa è una cosa molto bella e molto importante da mettere in evidenza. Un po' di allergie, quindi siamo un pochino tutti allergici, intolleranti, allora cerchiamo di salvaguardare la salute di tutti, dai grandi ai piccoli. Intanto vedo in orizzonte vedo anche Nando Prospero Ferrara, lei invece è il figlio di... Bernardo, questo è importante. Allora, per chi non lo sapesse, ora lo dico tranquillamente, Bernardo, io praticamente elementari, medie e liceo le ho frequentate con la sorella, quindi voglio dire, era meglio evitare. Quindi c'è il pathos. Vabbè, la sorella lo possiamo dire, per una questione. No, a parte non avendo i diritti d'immagine, lo dico io, Raffaella Falciani. Quindi voglio dire, è una cosa che mi trascina ancora di più. Allora, parliamo col più piccolo, perché poi la tradizione si tramanda da padre in figlio, ed è una cosa molto bella. A te già piace questo mondo? A voi. Questa è una cosa molto bella. Ecco, secondo te, perché chiunque, mamma diceva, dico bene, è per tutti, per ogni età, giusto? Perché anche un ragazzo deve mangiare questa tipologia di prodotti? Perché sono appunto senza glutine, e le persone che non possono introdurre nella loro alimentazione il glutine e anche il lattosio possono mangiare senza problemi queste salsicce. Non è che emozionato, è stato molto chiaro, dice senza problemi, significa che veramente è per tutti. Allora, concludiamo questo giro panoramico, qui una domanda un po' diversa. Un motivo per cui, soltanto un motivo, uno solo, almeno una volta nella vita bisogna assaggiare questi prodotti. Ma griffati, come direbbe qualcuno importante, macelleria Falciani. Beh, io direi perché sono molto naturali e giustamente mio cognato sa apprezzare molto le cose meta degli antichi, giusto? Il tuo nome? Marilena. Marilena, è più facile gestire tuo cognato o tua sorella? Sincera? Entrambi, va bene così, è stata molto chiara. E allora, noi ringraziamo naturalmente... 28 anni. Vabbè, ma lei pensa...
Ma lei pensava che fosse ancora... Io pensavo che lei era ancora minorenne, la verità proprio, quindi non è... Ah, va bene così, ok, va bene così. E allora, a parte gli scherzi, io ringrazio la macelleria Falciani, soprattutto, come vedete, tantissimi prodotti per tutte le età, per tutti i target e per tutti i ceti sociali. Nello, se permetti, imbarca anche tu. Imbarca anche tu, ecco qua. E poi qualcuno dice ti lamenti della pancia. È vero, lo confermo e andiamo avanti. E allora continuiamo questo viaggio, è la volta, ecco qua, c'ho il bigliettino, mi sono organizzato, ristorante Marea presso l'Hotel Delfino, soprattutto sembra uno spot pubblicitario, via Nastro d'Oro 2, Massa Lubrense. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora con noi lo chef, tra le altre cose lo chef è il fulcro, è la chiave dell'acqua, è il riferimento di un contesto del genere, presenza questa sera qui a Striano in una serata benefica, tra l'altro vediamo dal più piccolo al più grande senza età, sì, quindi dinastia. È una cosa molto bella, dinastia, non solo si tramanda ma allo stesso tempo dà grande soddisfazione. Allora per la gente che sta a casa presentiamo lo chef ufficialmente. Salve, io sono Nunzio Annunziata, sono lo chef presso l'Hotel Delfino Ristorante Marea e come potete vedere ho portato un piatto di pesce. Innanzitutto queste serate a scopo benefico fanno bene alla gente, all'umore, si incontrano amici, quindi sono occasioni bellissime per farsi conoscere e per conoscere. E niente, ho la gente è interessata, vedevamo i prodotti, sì, che avete portato, è un piatto che già colpisce con l'occhio, poi immagino degustandolo. Sì, infatti abbiamo portato un crudo di seppia e gamberi, appunto stando sul mare lavoriamo tantissimo col pesce. All'interno ci abbiamo abbinato una mozzarella di bufala, sempre ovviamente richiamando il territorio, c'è un crumble al pepe nero e una salsa di arancia e zenzero che smorza tutto il sapore del pesce crudo, diciamo così. Che cosa significa executive chef? Bene, la voce executive è perché dentro all'albergo ci sono ben due ristoranti da gestire. C'è il ristorante à la carte dove facciamo una cucina più gourmet, un po' più rivisitata, e c'è un ristorante dell'albergo dove deliziamo i nostri ospiti con piatti tipici nostri della penisola sorrentina, dallo gnocco alla sorrentina, ravioli capresi, eccetera, eccetera. Lucio, ci vuoi presentare la parte restante dello staff, anche se è concentrato, sì, sì, giovanissimo, voglio dire, tra l'altro lui è figlio di amici, quindi a maggior ragione, esatto, voglio dire. Allora, se bene, ci avviciniamo... Sì, sì, da premettere che la maggior parte dello staff in questo momento è al lavoro, quindi... Immagino, sì, qui c'è una delegazione. Sto lavorando, e qui abbiamo Carmine Piscosquito, sì, un valorissimo emergente, diciamo, è così. È il più anziano, quello là? È mio figlio, ecco. Mattia, che ahimè vuole seguire le orme del papà, ma staremo a vedere, perché è un lavoro molto sacrificante. Quindi... Però si vede, già c'è la propensione di trasferimento di DNA. Ma speriamo bene. Come si chiama il piccolo? Mattia. Allora, mi avvicino a Mattia. Ciao Mattia. Ciao. A te piace fare questo lavoro, questa professione? Sì. Il tuo papà è bravo, bravo, bravo o è soltanto bravo? È bravissimo. È bravissimo, bravo. Allora, ascolta Mattia, guarda nella telecamera. Tu quanti anni hai? 5. 5. Allora, io ti dico una cosa. Tu ne hai 5, io ne tengo 50. Ho visto fare cose a te che io da qui ai prossimi 150 anni non li farò mai. Quindi è una cosa molto bella. Ascolta Mattia, che cosa stai preparando? Un piatto. Ci puoi dire il nome del piatto? Che ci sta qua dentro? Ci sta maionese, foglioline verdi, poi un po' di foglioline gialle e un po' di arancione. Allora, come vedete, non è vero quando si dice che non si trasmette di padre in figlio o quant'altro. Qui siamo al cospetto di un piccolo fenomeno, 5 anni, ripeto 5 anni, e lui davanti alla telecamera ha praticamente raccontato quelli che sono i colori di questo piatto, e questa è una cosa molto bella. Io lo sto guardando, voi non lo vedete, basta guardare gli occhi del papà ed è tutto un programma, voglio dire. E quindi non andiamo, io ti ringrazio, grazie Mattia, grazie. Grazie. Vedi, molto, è già pronto per il grande salto. E allora, un'ultima domanda.
Stavi dicendo alla signora? Sì, abbiamo un crudo di pesce, di seppia e gamberi con su un letto di crumble di pepe e mozzarella di bufala. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera a lei. Allora, chi non lo sapesse, ci troviamo presso lo stand, il gazebo La Canonica. Sì. Come vedete, concentratissimi sul pezzo, piatti live, non c'è nulla di artefatto. Ecco qua, c'è anche il gioco delle movenze dello chef. Allora, presentiamoci. Allora, io sono Anillo Somma, chef executive del ristorante. Anillo Somma, 14 dicembre. Sì, perfetto. Idem. Idem. Ristorante La Canonica, sì. Sito in lettere. Stasera presentiamo una chicca di rapa rossa, che sarebbe uno gnocchetto, con tessuto di macruro, tarallo gerolese, mozzarella affumicata, e lo firmiamo con dello sfusato amalfitano. Diciamo, come vostra attività, come vedo, è una cucina diciamo per tutti, ma allo stesso tempo molto prelibato, molto attenta, molto curata, anche l'occhio va alla sua parte in questo caso. Sicuramente l'occhio vuole la sua parte, ma non bisogna trascurare il palato. Noi assolutamente facciamo una cucina molto fresca, di stagione, innanzitutto facciamo una cucina per i cinque sensi e per le varie strutture, quindi chi viene da noi, cioè, mangia una cucina leggera, non di stagione, quindi una cucina molto... Diciamo che è una cucina per tutti però. Sì, una cucina per tutti, noi prettamente banchettistico, quindi perfetto, riusciamo ad arrivare quasi a tutti i palati, non dico a tutti perché peccherei di presunzione. No, però, diciamo, il messaggio è chiaro, si può arrivare a tutti pur facendo una cucina che, ecco, che non è la solita cucina scontata come qualcuno vorrebbe dire. Sì, oggi la cucina è creatività, ovviamente non bisogna mai tralasciare e lasciare le basi classiche, quindi creatività sì, però non ci scostiamo dal classico. Cioè, senti, dobbiamo, una domanda creare, scontata non... però, brava, creare ma non diciamo artefare quello troppo, che poi... Il troppo, come si dire, andava per troppo storpio, quindi... cioè creare sì, però con la testa, con ricordiamoci che noi dobbiamo arrivare al palato di ogni persona, di ogni invitato, che comunque non sono tutti uguali. Bello, la mia domanda può sembrare scontata ma te la pongo: sei lo chef, sei il titolare, sei l'executive chef? Allora io sono un insegnante. Ancora meglio, appunto. Insegnante, executive chef della Canonica. Un plauso va pure ai ragazzi. Assolutamente, se li presentiamo mi fa piacere. Perché sì, ragazzi, venite qua, di qua, li faccio qua, di qua. Ah, ma loro sapevano, perciò sì, sono no, loro stanno appena arrivando perché ci avevamo il matrimonio in struttura. Quindi è quella, c'è Simone che è lo chef entremetier, c'è Ciro che è lo chef garmanger, c'è il sous chef Enzo Giordano, c'è l'aiuto su chef Pasquale Imparato e poi c'è il pasticciere che Gianfranco Pentangelo, quindi la brigata è quasi al completo. E allora continuiamo questo nostro giro con Franco Albarano, come vedete gioco di immagini molto molto bello, con noi c'è lo chef Enrico Ruggiero, tra le altre cose diciamo che come radici veniamo da qua, dallo stesso ceppo, è inutile girarci, siamo sarnesi e quindi mettiamo in evidenza. E allora, soprattutto a Caupona, questa realtà molto molto bella, e soprattutto e principalmente, diciamo che molto parte da una vostra idea, questa serata benefica. Sì, diciamo che allora noi andiamo a fare, noi come i miei colleghi che sono presenti qua, noi facciamo tutte queste serie di beneficenze in giro per l'Italia. Allora mi sembrava strano di non farla una nelle nostre origini, qua Striano, Sarno, perché giustamente io penso una cosa, che almeno il futuro di queste città siamo noi giovani. Allora abbiamo, parlando con l'assessore Urrico, il sindaco, hanno dato questa disponibilità di fare un evento diciamo in compagnia con amici, colleghi, che, e speriamo di veramente di fare una bella riuscita. Enrico, ti posso dire tranquillamente, ma non è piangeria, non è sviolinata, perché poi altrimenti uno scherza, sorride, però che quando poi si parla di realtà come la vostra, radicata, conosciuta, perché poi una delle città più importanti al mondo, perché poi Pompei è così praticamente, però una curiosità me la devi togliere, tu sei giovanissimo, alle donne non si chiede l'età, ma tu da quanti anni espleti questa tua professione? Allora, io ho 28 anni. Incredibile. E faccio da 14 anni questo lavoro. Diciamo, non è lavoro per me è solo una passione. Diciamo, questa è una scelta di vita, sì. È una passione. Bravo. Sai, tu comunque impari da piccolo. E comunque quando ti piace stare tra i fornelli, anche se la cucina è diversa, però una cucina di un ristorante è molto più impegnativa e ha una responsabilità, e poi cresci subito. Allora, 28 anni diventi già maturo.
e ti puoi permettere di fare, diciamo, una 28 situazione. Anni all'anagrafe, ma qualche annetto in più di esperienza di vita. Capelli bianchi. No, perché poi le responsabilità sono tante, come dici tu. Allora, sono stato sempre nei locali stellati e ho girato un po' Londra, Francia, Germania. E non ti sei fatto mancare nulla? No, niente. L'Italia quasi tutta. E diciamo, mi sono fermato a Pompei. È una situazione nuova. È una cucina per tutti? Sì. Una cucina per tutti. Facciamo due tipi di cucina, sia nella cucina dell'antica Roma e quella che abbiamo presentato oggi, il rombo degli antichi romani con l'avvicinamento del mustum, il nettare degli dei. È un vino che facciamo noi, prettamente solo noi a Pompei, con pepe all'oro, zenzero e miele. E lo abbiniamo vicino al rombo con una crema di ortica, l'erba portulaca e abbiamo un panis pompeano croccante. E poi abbiamo fatto come scenografia un po' di fumo, che comunque è bello ricordare anche l'antica Roma che ci ha segnato la storia. Allora, buonasera a lei. Buonasera a tutti. Famiglia Principe Nocera Superiore. Perfetto. Osteria e pizzeria. Mi sono documentato. Innanzitutto si presenti lei, il suo nome. Io mi chiamo Antonella Principe, sono figlia di famiglia, proprio della famiglia Principe. Da tanti anni, mio padre quest'anno fa 50 anni di attività. Grandi festeggiamenti. E questa, oggi qua a Triano portiamo il timballo di Scarpariello, che è una visitazione dello Scarpariello fatto da mio padre negli anni, che è con il pomodorino. Prima facevamo il linguino col pomodorino, da quando abbiamo intrapreso pizza e fritti, adesso lo facciamo a timballo fritto e poi viene classato con il nostro pomodorino. State riscuotendo un grande successo, vedo la gente che si ferma, degusta e ritorna. Sì, infatti sono parecchie persone. Soddisfatta? Sì, sempre soddisfatti. Ti riempie già il cuore quando vedi i sorrisi, quando vedi che noi andiamo a pubblicizzare i nostri prodotti, quando c'è una collaborazione tra chef, persone. Ormai la ristorazione è diventata talmente vasta e noi ci dobbiamo credere e organizzare, difendere e proporre. Bravissimo. Ci troviamo presso il gazebo Bosco dei Medici, sì. Giusto? Esattamente. Se ti presenti gentilmente, è cosa grata. Sono Ciro Chechile, lavoro al Bosco dei Medici di Pompei, via Antonio Segni. E stasera presentiamo un piatto che è un gambero rosso di Mazara marinato leggermente allo zenzero e limone su una cialdina croccante con una guarnizione di salsa di piselli, una maionese di gamberi e un olio allo zenzero. Scusa, questa è una forma di cucina nel senso che è per tutti o come nicchia? Diciamo è per tutti, è per entrambi i gusti, sì. Diciamo cerchiamo di accontentare tutti. Di accontentare tutti e di, come si dice, di rendere il prodotto sicuramente buono al gusto e sia a livello di consistenza, perché qui troviamo una cialda che è fatta praticamente con del riso ai gamberi, quindi abbiamo il sapore dei gamberi, abbiamo la croccantezza, quindi e sopra ci adagiamo questo gambero crudo che dà la morbidezza e il gusto proprio del sapore del gambero fresco. E allora, dopo aver visto, rivisto tante prelibatezze culinarie, ora c'è qualcosa che sembra diverso, ma effettivamente lo è. Buonasera innanzitutto e grazie al Gran Caffè Napoli, che tra poco avremo l'annuncio ufficiale, che per ora il tutto presso la villa comunale di Castellammare di Stabia, come bar, pasticceria, però tra poco arriva qualcosa di importante. Sì, buonasera Vincenzo. Sì, sono Vincenzo, buonasera, piacere. E abbiamo presentato stasera un piccolo antipastino che è composto da uno stracotto di maiale con un peperoncino di fiume. La gente risponde, viene, prende e ritorna. Sì, stiamo avendo un buon riscontro. Si vede. Che è poi composto con una piccola schiumata di patate al caffè e una polvere di cipolla bruciata. E il nostro gioco, essendo ancora per poco bar per sé, l'abbiamo presentato nella nostra tazzina da caffè. Quando dovrebbe esserci, diciamo, questa new entry definitiva dal punto di vista culinario? Prossimamente, siamo mancano pochi mesi e quindi apriremo e speriamo che ci veniate a trovare. E allora, prima siamo stati già
nell'altra ala della vostra realtà era il dolce, qui era il salato, chiedo scusa, qui è dolce. Innanzitutto Francesco Amato, responsabile chef di questo mondo, dico bene? Il chef, sì, dell'Hotel Delfino e il ristorante Marea a Massa Lubrense. Che cosa proponete? Allora, qua proponiamo una melaca al limone, sarebbe un misto tra un cioccolatino e una mousse. Sopra un sablé breton e una tartare di mele verdi con sedano e finocchio. Sedano e finocchio. Vedo che la gente viene, sì, assaggia e ritorna. Sì. Ho notato anche io che stanno chiedendo il bis. Un nome, una certezza, una garanzia. Totò, il principe del babà. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Totò è proprio il principe dei babà. È un dolce che unisce l'innovazione e la tradizione, perché Totò è un babà che può essere tranquillamente consumato dopo 6 mesi, perché viene cotto in uno speciale barattolo di vetro. 6 mesi? 6 mesi, sì. La scadenza di Totò è di 6 mesi, né un giorno in più né un giorno in meno. Nel senso che anche allo scadere del 6° mese, all'apertura, il babà è ancora soffice e fragrante come appena fatto, ma soprattutto la bagna, il suo sciroppo, il suo speciale sciroppo è praticamente... Dove vi trovate? Noi ci troviamo a Capaccio Pestum, in provincia di Salerno. Conosciamo. Lei è la signora? Io mi chiamo Adele Renna e sono la presidente della ITV, Italian Tradition in the World. Diciamo che lei ricopre un ruolo non importante ma fondamentalissimo. Praticamente noi, il nostro obiettivo è quello di far conoscere le eccellenze italiane, ma soprattutto campane, all'estero. E con Totò credo proprio che ci siamo riusciti. E allora, il mondo del dolce è il mondo affascinante, è quello che mette tutti d'accordo. Ovviamente. Allora, ci troviamo presso lo stand. Lo stand di Scaramouré. Scaramouré è un laboratorio di pasticceria. Dove vi trovate? Noi ci troviamo a Nola come sede di produzione. Io sono il pasticcere Tommaso Foglia, che non sono il pasticcere resident di Scaramouré, ma faccio una consulenza per loro. Noi produciamo noi le chiamiamo bianche alchimie. Sono praticamente tutti dolci fatti con panna e ricotta di fuscella, derivata tutta dal latte nobile prodotto sugli Appennini Avellinesi. Produciamo tutto senza conservanti, senza alcun colorante e in maniera quanto più naturale possibile. Quando è vero che i nostri prodotti li facciamo viaggiare in negativo, cioè abbattuti, in modo da non alterare i sapori e i gusti. E allora, sindaco, un sindaco che dice camma fa, lo possiamo dire, a parte gli scherzi, l'intervista come la facciamo? Sotto l'aspetto culinario, sotto l'aspetto del giudizio di come è andata fino ad ora, la cenetta oppure dal punto di vista istituzionale? Decida lei. Io penso che comunque l'affrontiamo, non possiamo che dirne bene, quindi in ogni caso possiamo affrontarla da qualsiasi lato, insomma, perché è una giornata e una serata bellissima, come d'altronde ci possiamo rendere conto, tutti qua. I ringraziamenti dovuti ad una manifestazione che ha riscosso successo, perché poi la gente c'è, sta mangiando, si sta divertendo con tanti stand che abbiamo ascoltato tutti, dove tutti propongono qualcosa non di bello ma sicuramente di anche avveniristico, perché anche la cucina è diventata un discorso proiettato verso quello che è il futuro. Architetto sindaco Rendina, le domando e le chiedo, dal punto di vista culinario, da 1 a 10 tutte le pietanze che ha degustato? 10. Perfetto. Dal punto di vista dell'aggregazione, della presenza della gente? Anche su questo devo dire 10. Io, come dicevo poc'anzi, era doveroso e necessario, chiaramente anche da parte delle istituzioni comunali, rappresentare, diciamo, la gioia e la felicità per questa serata. Insomma, io... E chiaramente anche il ringraziamento nei confronti di coloro che hanno organizzato questa serata, quindi i nostri chef stellati, i nostri ristoranti, i ragazzi che si sono prodigati stasera per offrirci delle pietanze e quindi dei piatti importanti e buonissime, eccezionali, dicevo prima, utilizzando quelli che sono i prodotti del nostro territorio, quindi quelle che sono le eccellenze della Campania.
e quindi mettendo ancora una volta in evidenza che questo territorio è un territorio con delle sue peculiarità altissime e con delle risorse nascoste che devono solamente essere in evidenza. Sindaco. Ma soprattutto quello che era importante. Lo scopo della serata. Scopo benefico della serata, perché ci stiamo divertendo tutti quanti, stiamo gustando dei piatti eccezionali, ma nello stesso tempo stiamo dando un nostro contributo alla solidarietà e quindi alla partecipazione verso la Chiesa in particolare in questo momento, ma potevamo pensare a qualsiasi altro ente pubblico che necessita di fondi. In questo momento c'è la Chiesa, in particolare la Congrega, che ha bisogno di un intervento e noi abbiamo pensato di intervenire con un nostro contributo organizzando questa serata. Quindi questo era il duplice obiettivo. Penso che tutti quanti possiamo essere... Però sindaco, chiedo scusa se la interrompo. Sull'aspetto prettamente benefico bisogna mettere in evidenza per onestà intellettuale che non è la prima volta che come movimento istituzionale siete propensi e attivi su questa tema già in altre circostanze. Io, stamattina nel convegno che c'è stato alla scuola alberghiera con la Coldiretti ho tenuto a precisare una cosa: questo è un paese dove alcuni, parafrasando quello che di solito dice il nostro presidente della regione De Luca, alcuni sono abituati a fare muino, insomma, a fare confusione. Noi siamo abituati a fare i fatti e finora siamo soddisfatti e contenti dei fatti che siamo riusciti a mettere in campo, perché questo paese era un paese morto dove c'era la palude assoluta, non si muoveva niente sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto politico, eravamo considerati zero. Oggi fortunatamente questo è un paese che ha una sua vitalità sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto culturale e che è rispettato dal punto di vista politico dalle istituzioni, dalla regione, dalla città metropolitana. Noi siamo un paese protagonista della vita politica, sociale ed economica del territorio e della regione Campania. Questo era uno dei punti fondamentali che mi ero posto come obiettivo dell'insediamento. Ho deciso di andare a correre per fare il sindaco. Ci siamo riusciti. Questo è un paese che oggi ha una sua peculiarità e che è guardato effettivamente con invidia da parte di tutti gli altri comuni paesi. Però se lei fa un altro sfogo del genere... Le dico una cosa, perde l'energia... Ho messo troppa enfasi. È perché poi devi mangiare di nuovo, voglio dire. Ma si può provare di nuovo a mangiare, non è un problema, non è un problema. Io sono contento, sì, è inutile dirlo, sono contento, sono soddisfatto. Io scherzo perché sa che... Perché non è facile mettere in piedi una manifestazione come questa in poco tempo, metterla in piedi... Con tanta aggregazione. Così come siamo riusciti a farla noi... Portare sul nostro territorio molti cittadini, non solo di Striano, in modo che questo riuscisse, diciamo, nel modo dovuto. Non c'è stato, come vedete, si stanno divertendo tutti, non c'è stata confusione, non c'è stato alcun tipo di difficoltà e questo chiaramente va anche a vantaggio e bisogna di questo ringraziare quelli che sono i nostri apparati, il nostro apparato amministrativo. Cioè, tutte le varie figure. Gli uffici, la polizia locale, i carabinieri, che rispondono sempre in modo oculato, sempre in modo eccezionale, stanno qui presenti e ci danno il loro contributo. Io sono contento stasera, non solo stasera. Perché bravo, lo stavo dicendo, ma lei è contento spesso. Voglio dire. Allora, io sono contento perché quando tu operi sul territorio e operi senza interessi particolari, con la massima onestà intellettuale, e operi con la massima onestà mettendoti in gioco ogni giorno, più che in gioco, in discussione, non puoi non essere contento, perché alcuni obiettivi li raggiungi, altri non li raggiungi, ma comunque ti senti in pace con la coscienza. Io non lo so se riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo preposti, però con la coscienza sto in pace e chissà che tutti questi obiettivi che stiamo raggiungendo e che la mia coscienza poi fra un anno non mi possa indicare la strada giusta. Io in questo momento, ragionando con la, non col cuore ma con la mente,
sto dicendo basta. Poi entrano in gioco altri fattori. Entra in gioco, scattano delle molle, che spero che qualcuno non stuzzichi queste molle, perché se poi qualcuno stuzzica queste molle dovrà fare altri 5 anni di purgatorio. Mai disturbare il cane che dorme. Se fa il bravo se la gioca, altrimenti farà il purgatorio. Così come allora lei sindaco perché sa che uno deve avere la forza e la capacità di confrontarsi a viso aperto. Quando uno scappa poi non può più pretendere di giocare la partita, perché poi non è più una partita ad armi pari. La partita ad armi pari si gioca sul campo, non dietro le quinte. Quando sei scappato. Ma lei è sempre convinto che sul campo si giocano le partite o dietro le quinte si decide? Io sono abituato a giocarle sul campo e le ho sempre vinte sul campo. E come fatti fare per quella squadra che vince dietro le quinte? Perché quella squadra è una squadra che vince dietro le quinte. Perché? Bene, si è bloccato, perché altrimenti sarebbe una contraddizione. Sindaco, lei lo sa, dopo un inciso del genere, ma le cose che ho detto prima spero che tu li faccia, li metta sindaco, in onda. Sindaco, io le voglio dire una cosa davanti alla telecamera. Lei mi può accusare di tutto, mi può additare di tutto, ma mai sul fatto di omettere o aggiungere. Anzi dico, è una rissa di rendine sugli scudi. Sto scherzando. La ringrazio e soprattutto grazie veramente. Grazie. Grazie a te, voglio ringraziare chiaramente. Ti ringrazio perché comunque con la tua presenza e con la TV Capri Event, che ci è sempre vicino nelle nostre manifestazioni, questo è un modo per esportare oltre confine quelle che sono le nostre qualità e anche quelli che sono i nostri obiettivi, quelli che sono certo. Anche i risultati che noi raggiungiamo tutti i giorni, facendo in modo che non rimanessero e non rimangano all'interno del nostro territorio. Questo è il modo per portarli fuori e per fare in modo che tutti gli altri possano conoscere gli sforzi che noi facciamo tutti i giorni e anche gli obiettivi che noi raggiungiamo. Grazie a te. E allora finalmente, dopo i bodyguard dell'assessore Enrico Gravetti, che fra me si sono allontanati perché ci danno questa possibilità, grazie innanzitutto assessore Gravetti per quello che è stato creato stasera come gruppo, come proloco, come staff, come organizzazione, come aspetto istituzionale. Come prima esperienza credo che sia stata un'esperienza molto molto positiva, nel senso che la gente ha degustato queste pietanze molto belle, perché tra le altre cose è molto buone, da ogni parte della Campania, e quindi, come si dice in gergo giornalistico, chapeau e complimenti. Un evento eccezionale, effettivamente dei sapori unici. Io personalmente non ricordo di aver assaggiato mai dei piatti così buoni. Sapori di una volta, sapori del nostro territorio, sapori di una Campania che man mano la riscopriamo. Io sono contento perché questa sera a Striano abbiamo portato veramente degli chef di alto livello, altissimo livello. Il merito va a chi ha sponsorizzato questa manifestazione, lo chef Enrico Ruggiero del Caupona. Lui diceva nella sua intervista, girano per tutta Italia. Io sono contento quando è venuto da noi a Striano dicendo: Striano 8.000 abitanti, possiamo farcelo, non possiamo farcelo, lo facciamo, la gente capirà, ci sosterrà. La risposta di questa sera è che le persone ci credono quando fai delle cose, specialmente con uno scopo benefico, perché ricordiamo che loro... E non è la prima volta che fate queste iniziative benefiche, e diciamo che come figura istituzionale avete anche detratto molte volte dal vostro quantum mensile quello che era per dare un aiuto a chi di dovere. Allora, noi non amiamo pubblicizzare. Però è giusto metterlo in evidenza e precisare. Noi quello che facciamo lo facciamo perché il momento ce lo richiede e ci prestiamo a dare uno stipendio o due stipendi all'anno dei nostri appannaggi o per le persone bisognose, come l'ultima volta l'abbiamo fatto per la chiesa San Giovanni Battista di Striano. Noi non ci aspettiamo riconoscenza delle persone, lo facciamo perché ci fa star bene, è anche un nostro compito diciamo intervenire quando ci sono situazioni che la politica deve dare delle risposte, deve dare un segnale. Allora, io approfitto di questo momento per dire, è vero, qualcuno dirà, con tutti i problemi che abbiamo a Striano pensiamo a fare feste e festicciole. È vero, è un momento che a maggio si ricomincia con le feste, si ricomincia a svegliare tutto questo, però
i problemi li stiamo cercando di risolvere un poco alla volta. Chiedo scusa ai cittadini che ancora stanno vivendo alcune problematiche, tipo gli allagamenti di via Poggio Marino e la situazione disastrosa di via Palma, però questo non significa un'altra, il paese comunque non deve vivere questi momenti che sono unici, cioè un'opportunità del genere non capita a tutti i paesi. Quindi questi chef vanno ringraziati perché hanno donato la loro opera, il loro materiale, i loro piatti alla nostra comunità. Con questo ricavato noi sosterremo la chiesa San Giovanni Battista di Striano. Io, tutto questo è stato possibile grazie a delle sponsorizzazioni, Centro Inox Campano, pubblico e privato, pubblico e privato, soprattutto privato. Uno dei maggiori sponsor è stato Centro Inox Campano e un altro sponsor è stato diciamo il mio socio in affari, che è il geometra Carbone Salvatore, che lo chiamo per, giusto per un geometra, si accomodi. Buonasera al geometra. L'assessore le ha fatto i complimenti, ha detto è stato uno dei partner fondamentali di questa manifestazione, tra l'altro ha detto socio, quindi quando uno è socio perché c'è quella fiducia illimitata che a prescindere da ogni cosa. Quindi questa è una cosa gratificante. Tanta aggregazione, tanta gente, come prima esperienza, credo che sia stata sicuramente un'esperienza positiva. Più di società è una fratellanza, perché con Enrico Gravetti è un qualcosa che ci lega da oltre 20 anni. È un ragazzo che ci crede in qualsiasi azione lui compie, qualsiasi cosa lui fa, la fa per la comunità. E io sono onorato di aver collaborato e dato una mano a che questa serata abbia allietato tutta la cittadinanza. Non dimentichiamoci che sono arrivati degli chef che nei loro locali sono rinomati. E non solo nei loro locali. Alcuni vanno per la stella. C'è il Caupona con lo chef Ruggero che va fortissimo. Poi c'è stato la Canonica. Siamo un po' tutti. Non per dimenticare nessuno, ma tutti hanno dato il loro contributo. Ringraziamo anche Capri Event per la sua collaborazione. Ringrazio te Nello, che sei sempre vicino alla nostra comunità. So che sei intimo amico di Enrico. No, lo dico pubblicamente, e quindi lo dico pubblicamente davanti a te. Enrico Gravetti è una persona che ho conosciuto qualche annetto fa. Massimo onestà intellettuale, disponibilità con tutti, senza se, senza ma, senza alcun artefatto. Quindi è uno che stimo come uomo prima, e poi sotto altri aspetti è una cosa che viene da sé. Condivido e sposo come ho sposato. Ma posso fare una domanda al geometra? Prego. Ma lei lo sa che il celeste le dona molto? Ah, sa questo? Lui è, sì, simpatizzante. No, ma le dona buone. È tifoso del Milan, ma è simpatizzante. So. Alla fine ci ha creduto più lui che io. Io da buon napoletano campano ho fatto in modo che il nostro beneamato presidente Berlusconi mandasse Carletto Ancelotti ad allenare il Napoli. Così almeno batteremo quelle zebre gobbe. E allora, noi concludiamo questo intervento che ho. Tra l'altro, ecco, è una serata di divertimento. Assessori, lo ringrazio, soprattutto complimenti per quello che fate dal punto di vista istituzionale, parlo all'unisono dell'amministrazione, e soprattutto a De Maiora per quello che sarà. Grazie a te, grazie veramente per essere qua questa sera, e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie signor.